E la bella gente video, il ben ritrovato in un'altra parte del Let's Play a Mega Man Zero. Dunque, nella scorsa parte abbiamo introdotto il gioco e ora dobbiamo fare la nostra prima missione da ribelle, per così dire. Sei pronto? Adesso ascolta. Quello che voglio chiederti è se puoi provare a fare qualcosa che nessuno è stato capace di fare in questo tempo. Voglio che distrugga il centro di riciclaggio, per così dire, dove disattivano i nostri alleati uno dopo l'altro. Probabilmente, persino mentre sto parlando, potrebbero star disattivando un androide che è sospettato ingiustamente di essere un Maverick. Per prevenire altre perdite di vite reploidi, per favore distruggi la base nemica. Accetterai? Sì. Facciamo un salvataggio, cioè che ci siamo. Ah, già che ci sono, vi informo che siccome Action è una merda, avevo già provato a registrare questa parte, ma l'ho persa. Quindi Action è una merda e sto provando a registrare con Bandicam. Vediamo come viene. Il centro di riciclaggio è proprio di fronte a te. Per favore, salva i nostri alleati. Comunque c'è stato uno nei commenti che mi ha detto che kick butt, cioè le parole di quel vecchio significavano prendili a calci, quindi vecchio power, basta. E io già mi sono fatto colpire. Grande. Quella è la via sbagliata, ma già lo so, non c'è bisogno di modici. Gli sparo tantissimo. Che schivata suprema. Perché ci sono andato addosso proprio? Ma dai! Dove sono i miei riflessi? Ma vaffanculo, va. Oh mio Dio. Ciao. Ciao ciccio. Hai ottenuto un cyber elfo. Ci potevo andare da sopra veramente, ma vabbè. Oddio. Ciao. Nuovo programma mi fa laggare tantissimo. Devo aggiustare qualcosa nelle impostazioni, perché così non va affatto bene. Però là mi dice 100%. Ora scusate, ma vaffanculo, mi cercano su WhatsApp. Ora scusate, ma dovrò mettere per un po' in pausa il video, perché devo fare questo. Sto coso si rigenera all'infinito e più lo colpisco con la spada, più le skill con la spada aumentano, così posso sbloccare nuovi attacchi. Quindi ci vediamo fra un pochino. Bene, rieccomi. Ci ho messo tipo una decina di minuti, anzi 11 per la precisione. E come potete vedere mi mancano due stelline per avere le abilità massime. Allora, Zero praticamente adesso può caricare la sua spada e fa un colpo violentissimo, ma poi fa pure tre colpi consecutivi. Perfetto. Allora ora possiamo andare. E l'altro potenziamento consiste nel fatto, porca troia, mi fai parlare? Ma guarda lì che si carica in meno tempo la carica della spada. Sto buttando vita inutilmente. Guarda sti cosi, ci metto pochissimo adesso ad abbatterli. E vaffanculo. Ciao. Voi due dovete morire. Per fortuna prendo vita, perché sto facendo un sacco di fail oggi. Ciao. Per fortuna c'era il vento, mi ha buttato giù. Ma ho sempre salita questa. Madonna. Ma dai, subisco danni da un coso. Da un coso ovviamente. Figlio di... Non puoi cadere così da lì. Ciao. Ok. Ciao ciccio. Non muoiono neanche così sti cosi. Oh, cyber elfo, dai che lo prendo. Ma vai in mona. Oh, cyber elfo mio. È bellissimo questo suono, la spadata tutta violenza. Passando attraverso lo shutter raggiungerai il centro di riciclaggio. Più o meno. La traduzione non è proprio questa, ma facciamo finta che lo sia. Facciamo save game nello state 4.
Così se filiamo, andiamo. Sono Axtec Falcon. Arpuia, il guardiano, mi ha mandato a ripulirti. Ehi, help, aiuto, aiutami. Deve essere qualcuno della resistenza. Appena in tempo, mi occuperò di tutti voi insieme. Ciccio, non hai capito? Sono Zero. Non mi puoi... niente. Ah, vaffanculo. Perché non... Bravo Ciccio. No, ma dai, mi ha trollato. Ci sto credendo. Credevo si partisse per... Dai però, c'ho 51 secondi, ce la fai? Bravo Ciccio. Ma guardalo che continua a trollarmi, non vale così, Ciccio. Ecco. Dai. Non possiamo iniziare così. Io mi aspettavo tipo che saliva sul muro e lo potevo colpire, invece mi ha trollato. 2000 years later. Niente, un registro lo faccio fail, non gli posso fare niente, raga. Scusate. No! Come lo liscio? Oh. Ah, ma... È giusto, è una questione di calcolo, perché lui ovviamente non sale qua sopra se io non sono qui sopra. È logico. Ci hai provato Ciccio, ma adesso che ho capito più o meno come va. Dai, stavi partendo verso il muro. Bravo. Ti ho affettato. Però esplodi, bravo. Quando l'avevo registrata prima, sta parte era esploso dentro al muro. Così, a random. Grazie. Non mi sarei mai aspettato che qualcuno sarebbe arrivato a recuperarmi. Grazie tante. Sono ancora sotto shock. Ritornerò alla base quando sarò in grado di camminare di nuovo. Puoi tornare adesso. Starò bene. Missione completata. Grazie per la cooperazione, Zero. Quello è il chip tuono, presumo. Devi prenderlo prima di ritornare alla base. Ok. Hai ottenuto il chip tuono. Cioè, vibrano ancora quei poveretti. In effetti, sono scampati a morte certa solo grazie a me. Ho il pulsante. È invincibile. Zero. Bam. Allora, andiamo qua dentro. Ritorno alla base, ma prima voglio vedere gli elfi. Gli elfi che abbiamo sbloccato. Posso darti un po' di vita e questo me lo metto. Ovviamente. No. Ti salvo dai burroni. I miei proiettili provvedono supporto. Ok. Direi che per ora ci mettiamo questi elfi, ma tanto non li userò mai. Circa. Distruttore rango B. Zero, grazie. Non avrei mai immaginato di vedere il giorno in cui il centro reploide di demolizione sarebbe stato distrutto. Innocenti reploidi saranno in salvo per un po'. Grazie tante, Zero. Tu sei Zero, il reploide leggendario. Questo l'hai già detto, Ciccia. Tre volte tra l'altro. Mi piacerebbe chiederti aiuto di nuovo quando hai tempo. È tutto. Se non la smetterai di farci favori, se non vuoi smettere di aiutarci, per favore vieni a parlare con me. Ti aspetterò. In ogni caso, se vai nella stanza dell'ingegnere, ti darà questa escape unit. No, mi ha detto di darti questa escape unit. Se la usi durante una missione, sarai in grado di abortire la missione e scappare. Ma ricorda, la missione sarà considerata un fallimento se scappi. Ok, è bloccato. Abbiamo l'escape unit, che si attiva da qua dal menu di pausa e ci permette di scappare. Abbiamo anche, come avete visto, il chip del tuono. Come potete vedere, le nostre armi hanno cambiato leggermente colore. Prima erano verdi, ora sono sul giallo. Questo perché? Perché quando abbiamo il chip tuono abbiamo la possibilità di usare attacchi elettrici. Quando carichiamo al massimo la nostra spadata o il nostro colpo con la pistola, ma il colpo con la pistola caricata al massimo lo dobbiamo ancora sbloccare. Praticamente gli attacchi saranno elettrici e quindi sfrutteremo l'energia dell'elettricità, quindi paralizzeremo, non lo so, cosa può fare l'elettricità? Danni all'acqua, quindi paralizzeremo e infliggeremo danni a chi è
a chi è fatto d'acqua o chi ha l'elemento d'acqua, proprio così. In teoria l'idea è quella. Ok, voglio andare un secondo dalla da lui, ma se non sbaglio non ho abbastanza cristalli, esatto, me ne servono altri. E niente, allora andiamo qua. Non posso ancora credere che sei chi sia il dica che tu sia. Aspetta, lascia che mi presenti. Il mio nome è Savo. Come puoi vedere sono un reploid ingegnere. Siel e io abbiamo cercato e condotto esperimenti su entità chiamate Cyber Elfi. Sono una specie di fonte di energia per la mia stanza dell'ingegnere, chiamiamola così, che ho modificato a modi laboratorio. Ok, dai ragazzo, voglio andare da sto vecchio perché ha cose interessanti. Allora, vi faccio un breve riassunto della storia. Prima di tutto quello che ci dice. Sei nuovo ragazzo, vero? Li stai prendendo a calci così puoi diventare come gli altri reploidi? Ascolta, prima di tutto, sei interessato a quello che voglio dire? Sì, praticamente io faccio il riassunto. Lui prima era un ragazzo, un androide ragazzo, e si innamorò di una fanciulla. E quindi, e questa storia funziona e si misero insieme. Poi però la ragazza iniziò ad invecchiare, mentre lui no, perché era un androide. E quindi ci rimasero male. Lui decise allora di chiedere a Sel di diventare vecchio, e quindi adesso è un androide con le sembianze di un vecchio. E quando la ragazza ovviamente poi morì, ma in lui resterà nei suoi microchip il ricordo di quella ragazza per sempre nel mondo. Ciao. E ora vediamo. Sì, bravo, finalmente quello che mi interessava, il cyber elfo. Mi ha dato un cyber elfo che, se non sbaglio, esatto, può rallentare il tempo. Ok, direi che per questa parte può essere tutto. Abbiamo sconfitto... No, no. Zero, grazie, va bene. Sì, questo già l'hai detto. L'hai detto. Oh, ok, ce l'ho fatta. Quindi, per questa parte possiamo dire che è tutto. Abbiamo sconfitto... Come cazzo si chiama? Axtech Falcon. E abbiamo potenziato la nostra Lama Z. E niente. Noi ci vediamo al prossimo video. Statevi bene, bella gente.